Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e oggi, signori, aspettate che sto a vomità, aspettate che cambio anche l'inquadratura. E oggi che faremo, signori miei? Allora, oggi dobbiamo riuscire a completare il discorso del Nether, signori miei. Ora, non ho intenzione di andarci nuovamente a visitarlo perché c'è da uscire pazzi in quel Nether. Cioè, se non abbiamo un'armatura in diamante fatta bene, non c'ho voglia di andarmi a farmi ammazzare ancora per l'ennesima volta. Quindi che faremo? Mi preparo tutta una baradan. Andremo nel Nether, raccoglierò velocemente una botta di materiali che già qua qualcosa dovrei avere. Qualcosina, sì, abbiamo questi, abbiamo questi, abbiamo questi. Vabbè, ma molto poco comunque. Oh, qua c'è... Ah, mi ero dimenticato il nostro maialino inoino. Ciao maialino inoino, tutto bene? No, è arrabbiato, mi dà le spalle, è arrabbiato. È arrabbiato, no, è qua, no, è arrabbiato. Va bene, allora ragazzoli, quindi recupero, mi preparo tutto l'ambradan, vado nel Nether, recupero tutta la botta di materiale che posso recuperare. Dopodiché torniamo qua e sistemiamo questa entrata del Nether per farla più carina possibile. Detto questo, ci vediamo dopo, raga. Ok, signori miei, abbiamo tutto l'ambradan, siamo pronti, carichi e scattanti, e andiamo nel Nether, signori miei. Ho fatto la solita armatura d'oro, così non mi dovrebbe attaccare nessuno. Un minimo di armi, un minimo di torce, un minimo di blocchi di costruzione. Dobbiamo stare attenti. Ok, calma e sangue freddo. Allora, dobbiamo stare attenti a quei caspiterini di maiali che rompono solamente le scatole. Poi dobbiamo recuperare un po' di vari materiali a caso. Quindi andiamo in questa direzione di qua, che mi sembra più tranquilla. Recuperiamo questi. Recuperiamo un po' di materiali così a caso, signori miei, proprio per far bello il nostro, la nostra zona. Recuperiamo un po' di materiali a caso e niente, e poi torniamo a casa e vediamo un attimino di abbellire tutto quanto il mondo, signori miei. Allora, io questi maiali non li capisco, raga. Quando mi attaccano, loro mi decidono loro di attaccarmi. Quando li sto per ammazzare, loro non mi fanno minimamente niente. Ottimo, i maiali strani, signori miei, dove trovarli? Vabbè, comunque, non ci interessa. L'importante è che non ci danno fastidio, signori miei. L'importante è che non ci danno fastidio, ecco. Tipo, ne sento uno che mi sta per puntare. Devi morire male, devi morire. Ah, c'è, ora scappi. Vieni qua, zio, ora t'ammazzo. T'ammazzone perché tra 5 minuti tu ritorni. Ai! Spettacolo! Allora, qui c'è del materiale nuovo che non avevo visto in precedenza. Là c'è uno scheletro che secondo me ci ammazza male se noi non ci cauteliamo bene. Quindi andiamoci piano piano in quella zona di là. Io però dovrei anche mettere delle torce per capire che sono arrivato da questa parte, perché mo ci perdiamo male, signori. Sono blocchi d'ossa quelli, raga. Intanto facciamo fuori questo scheletro, che è l'ultima persona che volevo incontrare con un'armatura d'oro. Però va bene. Però va bene. Wow, fantastico, raga. È cambiato tutto l'ambaradan. Quelli sono blocchi d'ossa? Ah, questa è la sandstone, che fatemi recuperare un attimino anche la sandstone, che ce la dobbiamo mettere. Controllo e ricettario. Fatemi recuperare un po' di questi blocchi, che sono veramente molto... Che questi sono i blocchi di sandstone che ci portiamo a casa, che possono tornare utili. Poi devo controllare. Quelli sono blocchi d'ossa, quindi fondamentalmente i blocchi d'ossa non è che mi servino più di tanto. Però mai dire mai nella vita. Bom nil gratis, scusami che fa, lo lasciamo qua. Non mi sembra per nulla il caso. Raga, la fiamma blu, spettacolo. Però se non sbaglio mi si è aperto nel ricettario. Avrei bisogno di una crafting table e non ho la crafting table. Va bene, continuiamo ad andare in questa direzione, raga. Mi sembra una zona più tranquilla. Zona più tranquilla per dire, raga, ci sta un ghast che ci sta a sparare brutto. E io non ho come affrontare il ghast. Non ho come affrontare il ghast. Ho anche un'armatura d'oro. Non è la cosa più bella del mondo. Però te mi stai venendo a pia. Ai, lo sapevo io, lo sapevo io. No, non ci vorrei morire. No, 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 no. Raga, ormai se non ci muoio una volta a video non è che siamo contenti. Quindi sono morto. Sono tornato a casa. Ho fatto un attimo un refill di un arco, di una freccia. Di archi e frecce praticamente. No, sono scemo, mi sono dato fuoco da solo. Allora, scortesemente recuperiamo tutta la mia zona, tutto il mio materiale. Vorrei semplicemente recuperare il mio materiale, che è qui. Che cosa carina il mio materiale. Quanto odio le sabbie delle anime, raga. Mamma mia come camminano piano. Dai, dai, recupera, recupera, recupera.
Mi devo mettere anche velocemente la mia bellissima armatura. Perché ricordavo che le fiamme blu non davano danno? Perché ricordavo questa cacata immane? Perché ricordavo questo... Dov'è il mio pesce? Siamo tutti calmi? Dovrei avere un po' di pesce. Ok. Mangia il pesciolino, zio. Ok. Allora, un po' di materiale l'abbiamo recuperato, raga. Un po' di materiale l'abbiamo recuperato. Non è tantissimo. Però io continuerei un attimino la ricerca. Quindi... ci vediamo sempre qua, raga. Continuo a ricercare un po' di materiale interessante e vediamo cosa riusciamo a trovare. Raga, ho trovato questa cosa che non so cosa sia. Riusciamo a romperla. Cos'è questa cosa? Nuova ricetta sbloccata. Non so che cosa sia questa cosa. Raccogliamola, raccogliamo però. Trovo materiali a caso. Va bene. Mi sto anche forse perdendo qui nel Nether, però va bene. Va bene così. Cos'è? Basalto. Abbiamo beccato il basalto, raga. Ok ragazzoli, dopo innumerevoli tentativi siamo riusciti a tornare a casa nostra sani e salvi. Abbiamo un attimino un po' di roba sul quale possiamo lavorare. Io ho modificato un attimino qui il nostro portale, in modo tale l'entrata, in modo tale da farla proprio a imbuto, anche qua in questa direzione. Quindi qui dobbiamo andare a mettere questo di qua, così abbiamo perfetto il nostro segnalino. Poi qua a terra volevo mettere tutto questo basalto, che non so se mi basterà, 46 blocchi, vediamo se mi basta. Vediamo più che altro come ci sta. Facciamo una striscia qua centrale. Vediamo come ci sta il basalto tutto qua a terra, raga. Vediamo. Dai, ci sta. Fare tutto a terra, tutto così. O se no fare una striscia centrale di basalto. Quindi fare tutta questa striscia qua centrale di basalto. Ok. Poi direi di andare a mettere... cosa abbiamo? Abbiamo la netherrack, quindi la possiamo andare a piazzare tutta qui di lato. Così creiamo questa sorta di... voglio provare a fare una cosa, raga. Voglio provare a fare una... vediamo se io metto questa qua e questa qua. E poi gli do fuoco. Mi fa la fiamma blu. Spettacolo, raga. Ci sta, ci sta. Pure qua lo voglio, pure qua lo voglio. Leva questa, leva questa. Metti una bella sabbia e accendila. Ganzo, raga. Ci sta di brutto. Facciamo la stessa cosa qua, raga. Ok. E anche questa volta abbiamo acceso le nostre fiamme, signori miei. Ora, le nostre fiamme belle belline. Ora, continuiamo a vedere come possiamo modificare tutto questo ambaradan. Ok ragazzuoli, ho cotto un poco di mattoni del Nether, signori miei, perché dobbiamo fare l'ultimo abbellimento della nostra zona del Nether. Allora, se non ricordo male, sì, si fanno così i mattoni, perfetto, facciamo tutti quanti i mattoni. Facciamo, posso fare le scale, vero? Sì? Quante vengono? Solamente 8 scale, non mi basteranno mai nella vita semplicemente 8 scale. Ottimo, ho altra netherrack da mettere a cuocere, sì, metti a cuocere quest'altra netherrack che verremo a recuperare dopo. Guardate come sta avvenendo il mio bellissima zona del portale, se non vi piace. L'abbiamo abbastanza, come posso dire, abbellita. Abbellita sì, tanto. Ora facciamo la strada giusta. Così vi faccio vedere alla fine come si vede proprio all'arrivo, ecco. Avete fatto? Abbiamo messo le fiamme in tutti i colori, qua più o meno il passaggio con il granito e poi alla fine si entra qua in questa specie di vortice e dentro l'abbiamo trasformato così, signori miei, dai. Ci sta, dobbiamo solamente fare qualcosa per il tetto, che dobbiamo anche lì allargare un po' le potenze. Ora, con questi mattoni che abbiamo creato, signori miei, andiamo a levare questi di qua e li sostituiamo con questi. Allentando sostituiamo quelli facili, ovvero c'era questo che era messo così. Perfetto, questo lo leviamo pure. E ci andiamo a mettere questo così. Perfetto. Poi un altro semplice qual era? Un altro semplice, forse questo di qua.
Ne ho solamente 8, quindi me li devo aggiustare bene. Non posso metterne 8000. Quindi mettiamo un blocco di terra qui e il blocco per il mattone e lo mettiamo al contrario. Quindi così. Sì, ok, così ci siamo. Così ci siamo. Leviamo anche questo e mettiamo un blocco di terra qui e mettiamo il nostro gradino lì. Perfetto. Dopodiché saliamo su sfruttando la terra. E mettiamo un gradino qua, mettiamo un altro blocco di terra qui, mettiamo un gradino qui. Ok, che questo è facile. E la stessa cosa facciamo da questa parte. Così, perfetto. Dopodiché leviamo questo. Allora, blocco di terra qua di lato. Blocco di terra di lato, perfetto. Leviamo questo. Mettiamo questo blocchetto così. Ok. Blocco di terra da questo lato. Ok, leviamo questo di qua e mettiamo quest'altro bellissimo. Non così me lo perdere, ok, l'importante è non averlo perso. Ok, leviamo la terra che non serve. Ok. Scusatemi, cosa ci fa quel pigman lì? Zio, cosa ci fai lì? Che cazzo ci fa? Te ne dovresti andare, zio, vattene. Ripigliati il portale e vattene. Non è un posto per voi questo. Olè, signori miei. Ora, giustamente dovremmo anche sostituire gli altri blocchi. Il discorso è che non so se metterci questi stessi blocchi di mattone oppure vedere di recuperare qualche altro blocco. Dove stai andando, zio? No, io non posso avere due pigmen nel mio mondo. Uno mi basta. Maialino, ino, ino già mi basta, signori miei. Maialino, ino, ino già mi basta. Due sono, iniziano ad essere troppi. Gli altri gradini invece li faremo con qualche altra cosa, raga, ma di preciso non so ancora cosa. L'unica cosa voglio vedere è se questi funghi strani che non so cosa servono, se li metto qua ci stanno. Se ne metto uno, due e tre ci stanno, raga. No, non ci stanno molto. Non ci stanno decisamente per niente. Comunque, ragazzoli, allora io per questo video, che non so effettivamente cosa sarà uscito di questo video, tanta roba, tanto lavoro, vediamo un po' cosa ne uscirà fuori. Detto per cui, per questo video, ragazzoli, io vi lascio qui, vi ringrazio per aver guardato la visione, spero che questo abbellimento della caverna del Nether, tutta l'entrata vi piaccia, noi ci vediamo domani con un prossimo video sempre qui sul canale per continuare le nostre avventure. Detto questo ragazzi, grazie per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi darete, noi ci vediamo domani sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!